Da funzionario della sovrintendenza, può darci un consiglio su come intervenire in un territorio così ricco di storia come il Cilento? I consigli sicuramente li posso dare, perché in effetti dare consigli rientra tra i compiti del nostro ufficio. Purtroppo non sempre oggi quello che viene presentato alle sovrintendenze, poi purtroppo le sovrintendenze hanno l'ingrato compito di valutare se i nuovi interventi sono compatibili o meno con il contesto storico-culturale. Ovviamente è chiaro che chi è che fa, che si approccia a un progetto in una zona che ha una particolare rilevanza storico-culturale, deve soprattutto assimilare la cultura e la storia di un luogo. Dopodiché poi comincia a capire in che modo può intervenire sul contesto. È chiaro che l'attenzione deve essere massima, perché non si può rischiare di danneggiare il paesaggio intervenendo sommariamente senza aver percepito nella realtà quello che è il genius loci, cioè in pratica quello che il territorio ha proposto nel corso dei secoli. Noi ci troviamo a Policastro, e Policastro è un luogo magico sotto diversi punti di vista, perché è una città che si è rigenerata nei secoli a partire dal periodo preellenico, poi greco, romano, medievale e fino ai giorni nostri, e quindi è chiaro che chi è che interviene in un territorio come questo non può essere una persona sprovveduta. Negli ultimi anni si è fatto molto per cercare di impoverire i licei classici e tutti quegli istituti che studiano la storia e la cultura e la filosofia, ma secondo me bisognerebbe ricominciare a studiare questo ambito, perché soltanto in questo modo si può tentare di mantenere poi questo grande patrimonio che ci è stato lasciato in eredità e noi dobbiamo conservare per i posteri, altrimenti la nostra cultura e la nostra ricchezza, che è questo, rischia poi di perdersi nel tempo.